Diamo fuoco alle polveri per la 18ª giornata in campionato Serie B, girone A, terza divisione nazionale. Davanti scontro di altissimo livello tecnico, soprattutto perché abbiamo Omegna capolista e Oleggio che, anche se non è nelle alte sfere, gioca una pallacanestro molto elegante, fatta di grande tecnica e personalità. Vediamo Omegna subito in campo, numero 8 Bruno, il numero 12 Arrigoni, il numero 14 Ballanzoni, il numero 5 Grande e il numero 22 Scali. Oleggio risponde con "non può entrare", entra Edo Gallazzi, capitano, inizialmente schierato Ponzelletti con Paravicini, Marusic, Pilotti e Valentini. Pronti gli arbitri, bellissima cornice di pubblico, complice la poca distanza tra Castelletto e Omegna. Omegna subito alla prima palla, la gioca con Bruno, marcato da Valentini, Pilotti, Ballanzoni, quasi passi, Paravicini, seminato a grande, ottimi scarichi, 4 secondi, 3 alla fine, ottimi.
ottimo movimento di Balanzoni, che si era trovato in un mismatch con Valentini. Occhio a Valentini, scarico Gallazzi, non va, Parravicini, rimbalzo, penetrazione nel pitturato, poca difesa da Omegna e sono due pari. Vediamo Scali marcato da Gallazzi, grande, semina Parravicini, scaglia il tiro, non va, ferro interno, sputa fuori, rimbalzo Valentini, Marusic in uscita, se la sentiva, non va, subito il contropiede lanciato, non prende Arrigoni, Bruno Balanzoni, mamma mia, grande Valentini, reattivo su questa palla, Parravicini, Valentini, ci sembrano reattive le squadre, rigorosamente a uomo, Pilotti, non se la sente, Marusic, Parravicini, Pilotti, mano sinistra, non va, da pochi centimetri, non è la sua mano preferita. Balanzoni, blocco, Parravicini, lo sporca, bravo Para. Ora Valentini attacca forte, in acrobazia Valentini, uso lo sapiente del tabellone, la palla va dentro, 4 per Oleggio, 2 per la Paffoni, 7.48 alla fine, neanche un fallo per adesso, ottimo Gallazzi in difesa, sul 22 Scali. Fallo di Edo Gallazzi, ora c'è il cambio. Entra Ponzelletti, esce Gallazzi. Gallazzi, ricordiamo, fisicamente stagione tribulata la sua. Non c'è dato di sapere se ha problemi fisici o scelte tecnico-tattiche. Grande intanto per Bruno, scarico Balanzoni, semina Pilotti, fallo di Pilotti, primo fallo, secondo di squadra. Ora Balanzoni avrà due liberi, tecnica non molto ortodossa, e conferma il suo 58% ai liberi con il secondo segnato. Ponzelletti marcato forte, Valentini, fallo fischiato ad Arrigoni, che è anche capitano della squadra. Dicevo che Scali monta una guardia feroce su Ponzelletti e anche forse Steph Curry. Valentini cerca di ubriacare, scarico Pilotti, grande, di classe immensa Pilotti. Alza tantissimo la parabola, si marcano tra di loro Scali, Ponzelletti, Bruno, Santiago, scarico per Balanzoni, bravissimo, non c'è un aiuto adeguato e quindi ha vita facile Balanzoni. Alla del 96, diciamo Scali. Vediamo, fallo del numero 12, secondo fallo per Arrigoni, che probabilmente verrà richiamato Izzinardi, visibilmente in campo. Marusic prende la palla, Ponzelletti,
Pilotti, fallo non fischiato, ha preso ben posizione Balanzoni, marca Pilotti, lo marca abbastanza bene anche se Balanzoni lo sovrasta, grande arresto e tiro, Parravicini passa sopra il blocco ma non riesce. Il gioco, Valentini intanto non va, scarico per lui, Arrigoni è davanti a Valentini, Pilotti, Pilotti, grande Pilotti, si va a recuperare un paio di liberi, intanto Balanzoni, colpo nei Paesi Bassi, rimane in campo, chiede l'intervento degli Spazzoloni ovviamente per recuperare anche la temporanea handicap fisico. Intanto Edo Gallazzi è sul cubo del cambi, quindi scelta tattica quella di far partire Pozzelletti, e Pilotti porta ancora avanti Oleggio 8-7, 5-39 alla fine, due falli per Oleggio, tre per la Paffoni, ricordiamo due di Arrigoni, l'altro di Balanzoni. Scali porta palla, è uscito Pozzelletti, Marusic, fallo di Parravicini con Oleggio che si è schierata, 3-2, ritorna uomo grande, riceve Parravicini fuori tempo, grande fuori, Scali, tiro storto, rimbalzone di Pilotti e Marusic, uno la devia, l'altra piglia, Valentini in compressione, la difesa di Omegna e Valentini la taglia, 10 Oleggio, 7 Paffoni. Balanzoni forte con Pilotti che commette ancora fallo, secondo fallo ci sembra del Pilo. Pozzelletti troppo veloce, le leve di Balanzoni per l'esperto giocatore di Oleggio che va a sedersi in panchina. Balanzoni, buono tiro supplementare e agguanta il pareggio, 10 pari. Dicevamo fuori Pozzelletti cadendo all'indietro, Marusic, grandissimo lavoro di agilità di Marusic che prende un rimbalzo e piede perno, gancio e la palla va dentro, 4-23 alla fine. Oleggio sta tenendo, Balanzoni perde la palla fuori, Samoggia aveva conquistato dalla spazzatura un gran pallone, tempo è andato avanti, fermo, pulizia del campo per l'ennesima volta, cogliamo l'occasione, Pilotti, sta giocando molti minuti. ...32 minuti... a partita, stranissimo vederlo
Intanto fallo in attacco del Cantone Carlo, appena entrato al posto di Scali, mentre già in panchina anche Arrigoni. Vediamo Gallazzi, non va, Paravicini, non si sente il tiro, Balanzoni. Paravicini non va, tenta la magata con un sottomano sotto l'ascella di Balanzoni. Blocco di Balanzoni, feroce. Grande Marusic, Valentini attacca. Non c'è contropiede, intanto si prepara Sciac Hidalgo, riserva di lusso per Oleggio. 12 secondi, Valentini non riesce a passare. Adesso sì, molto forzato come tiro, ha voluto campo libero per poter attaccare. Grande, ma che ha fatto un'ottima difesa. Ora Cantone, finta il tiro, non va. Ponzelletti con Oleggio in bonus, non è una gran scelta, fallo. E Balanzoni, sarà un cubo dei cambi, alza il quintetto, via Paravicini, dentro Hidalgo. Qua Ceremonti probabilmente spera qualche zingarata del forte giocatore di Oleggio. Terza stagione, qua Oleggio, lui che è di Arona, viene qua con Castelletto allenandosi, praticamente in ciabatte, tanto è poca la distanza, molto comodo. Sciac Hidalgo intanto si trova davanti Samoggia, lo attacca e Sciac Hidalgo al 5 di sinistro e Oleggio a 14, Paffoni a 11, 2:22 alla fine, squadre tutte e due in bonus. Balanzoni ancora cercato, Valentini tocca col piede, si rigira ai 14, fuori Balanzoni, dentro Arrigoni, panchina infinita per Omegna che non nasconde le sue velleità di salire. Grandissima difesa di Gallazzi, Samoggia con l'aiuto della tabella la butta dentro da distanza un paio di metri. Gallazzi si sente in ritmo, non va, Marusic la tiene, testa, chiama Sciac Hidalgo, blocco, non va, non c'è Sciac Hidalgo, e stavolta di destro, altra entrata, 4 ruote motrici, 16 Oleggio, Paffoni 13, 1:36 alla fine, fallo del Marusic che usa le mani su Cantone, Cantone al giro, intanto Edo Bertocchi, tanto per assaggiare il campo, fuori Marusic che ha già due falli anche lui. Cantone ai liberi, bel 75%, confermato, ottima tecnica, a palla non sfiora neanche il ferro, solo rete. E 2-2, intanto Marusic è già sul cubo dei cambi, probabilmente per Ponzelletti, non so chi, Ponzelletti scarica Gallazzi, Ponzelletti rapido da tre, non va, la tocca per un attimo Hidalgo, la palla è di nuovo in mano agli omegnesi e Cusani, scarico, non va, ottimo Gallazzi, recupera una palla vagante,
Valentini. Fuori. Carico di Sciacchi Dalgo a quote troppo alte anche per Edo Gallazzi. 16-15, 53 minuti alla fine, fuori Ponzelletti, dentro di nuovo Marusic. Vediamo ancora Grande. Porta avanti la palla, Arrigoni, quasi fallo. Marusic salta quando non dovrebbe, ottima guardia di Bertocchi che chiude la visuale. Sciacchi Dalgo come un treno, di nuovo dentro, e sono 6 punti per Sciacchi Dalgo. Sciacchi Dalgo, Marusic forte su Samoggia, Grande, ottimo tiro in sospensione, 7 secondi, attacca Valentini per Marusic, a dir poco incazzato nero Ghizzinardi per un canestro subito, roba da under 18 e neanche di dentro. Nel dettaglio da 2 punti, oleggio 9 su 14, 64%, 6 su 10, 60% Omegna, da 3 punti 0 su 3 oleggio, 0 su 2 Omegna. Sui liberi 2 su 2 oleggio Omegna, 5 su 7 rimbalzi predominanti oleggio, 9 totali, 3 offensivi, 3 difensivi, mentre Omegna 6 rimbalzi totali, il totale fa 20-17, con Gallazzi fa 22-17. Intanto Cantone sbaglia il tiro. Sciacchi Dalgo, Bertocchi, blocco, toccato, pick and roll, Bertocchi, Sciacchi Dalgo. Esce Marusic, Valentini se lo sente. In pieno traffico, servito da Marusic, Valentini non ha voluto uscire. Riprende Omegna, 22-17, 9 minuti alla fine del secondo quarto. Grande, ancora dalla media punisce, dice di uscire coach Remonti. Intanto Sciacchi Dalgo marcato al Cantone, Marusic, Valentini in post facendo valere il fisico su Grande, palla persa per un attimo, Bertocchi, fallo, Bertocchi aveva visto Hidalgo, buono lo scarico, fallo di Cantone, secondo fallo. Sciacchi Dalgo, non una gran rimessa, giusto per buttare la palla dentro. Hidalgo tira un tiro maldestro sullo scadere dei 24. Grande, Arrigoni dalla media, non punisce, rimbalzone di Sciacchi Dalgo che adesso se ne va come un treno. Scarico, Gallazzi se lo sente, non va, Marusic, non va, palla in mano ad Arrigoni, c'è però Edo Gallazzi che ferma il contropiede, rientrata tutti, Scali, Valentini cerca di contrastarlo. Mascali, 1,96 contro il 1,85, 87 di Valentini, è troppo. Sciacchi Dalgo, Cantone lo perde dentro,
Bruno. Al posto di Cantone, terzo fallo. Minuti, 24 minuti, uno che gioca abbastanza, Cantone. Valentini esce Paravicini. Sciacchi Daigo, buono il primo. E buono il secondo con l'aiuto della Dea Bendata. Dei del canestro hanno guardato giù e l'hanno fatto entrare questo tiro. Daigo, scarico, Marusic, che copertura che ha fatto con Paravicini, vediamo. Che peccato, gran lavoro di Bertocchi, si adira a dir poco coach Remonti. Paravicini, non c'è niente, chiama Edo Bertocchi, non c'è niente. Sciacchi Daigo, forzatissimo. Sono delle scene incredibili. Ghizzi Nardi che cerca di spiegare i suoi come marcare, non si intende la difesa di Oleggio, completamente girata. Paravicini, secondo me entra per Bertocchi. Sbagliato un canestro e Omegna punisce immediatamente un canestro già fatto. È entrata comoda da destro senza avversari di Paravicini, sbagliata. Contropiede immediato di Omegna che porta avanti Omegna, 28, Mami 26, 6 e 12 a fine di una gran bella partita. Ci sentiamo tra qualche minuto. Riprendiamo, vediamo se ci sono stati cambi. Sì, è uscito Bertocchi, è rientrato Ponzelletti. Bertocchi stava giocando discretamente, mentre dall'altra parte abbiamo Bruno, grande, Scali, tanto difesa allungata, conclude Samoggia e Balanzoni. Paravicini, Marusic, marcato da Balanzoni. Gallazzi, scarico, Ponzelletti, tiro non va. Polveri bagnate da tre per gli oleggesi, che per adesso non l'hanno ancora segnato. Scarico fantastico, Scali, seconda bomba, e Omegna sale a più 5, 5.26 alla fine. Esce Gallazzi, scarico per Ponzelletti, passi di partenza. Come si chiama? Andrea. Valentini è sul cubo dei cambi,
vediamo al posto di chi si abbassa il quintetto. Grande scarico ottenuto per Vicini, Bruno non va, Marusic, testa dice, esce Shaq Hidalgo che ha dato tantissimo, rientra Valentini. Intanto rimessa per la Paffoni, Cusani, tanto entrata ennesima degli Spazzoloni, cubo dei cambi c'è già Shaq Hidalgo, appena entrato, non c'è interruzione. Difesa fortissima degli olegesi, grande semina Ponzelletti e segna per il più 8 per Omegna, più 7 scusate, 33-26, 4-33, 4-53 alla fine. Un fallo per la Mami, due per la Paffoni. Pilotti dimenticato in panchina. C'è grande ai liberi, buono il supplementare, va più 8. Riparte Valentini, Shaq Hidalgo intanto entrato al posto di Ponzelletti, quintetto basso, vai Valentini, scarico, Parravicini, non va, che rimbalzone di Valentini. Che gira la freccia, molto molto bravo, polveri bagnatissime per gli olegesi. Dai e vai, stoppatona di Marusic su Bruno, Shaq Hidalgo non va, gioco slavo, Balanzoni, fallo e sbaglia Balanzoni, un canestro già fatto. Omegna sta dilagando e Paolo Remonti vuole fermare, vuole arginare l'ondata rossa. Ci sentiamo tra qualche minuto, 4-08 alla fine, 34 Paffoni, 26 Mameoleggio, due falli a testa di squadra. Squadra in campo, e abbiamo Balanzoni ai due liberi,
Valanzoni autore nell'ultimo giro in lunetta. Sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo. Massamoggia prende un rimbalzone. Valanzoni ancora dal gomito. Dormita della difesa oleggese, prendersi un rimbalzo in testa, un rimbalzo che non era neanche lungo. Gallazzi, Marusic, scarico, Paravicini rifiuta un tiro, Marusic si deve, Gallazzi ancora, polveri bagnatissime, non va niente. Sciacchi Dalgo poteva tirare, ha fatto uno scarico fuori, molto discutibili. Omegna è a più 10, Samoggia non va, gran tagliafuori di Valentini che taglia fuori Balanzoni. Fallo di Marusic con Bruno che gli mette le mani addosso. Marusic è liberi, vediamo se verranno concessi liberi. No, è solo sulla linea del tiro libero. Sciacchi Dalgo è pronto a rimettere dal fondo, chiaramente è un fallo prima del tiro, fallo del 13, perdono, dell'8. Bruno, primo fallo. Ora Sciacchi Dalgo è alla rimessa. Blocco di Paravicini, esce, 15 secondi di gioco, 14, Marusic non va, Valentini, forzatissimo di tabella, è un minuto chiamato a Ghizzinardi, non vuole portarcelo stasera in pizzeria questo minuto. E decide di spenderlo adesso a 2.56 dalla fine, con la Paffoni a più 8, 36 a 28, 3 falli per la Paffoni, 2 per Oleggio. Ci sentiamo tra qualche secondo. Squadre in campo, finiti il minuto in sospensione. Oleggio non cambia niente, anche Omegna, perché farlo? Sta giocando molto bene. Quando ha voluto schiacciare l'acceleratore, schema pantaloncino chiamato da grande. Oleggio, gli Scalmanà non si fanno mancare, difesa 3-2 per Oleggio intanto. Scarico, grande, buona difesa, scarico Pescali che non ha sortito effetto. Valentini, un backdoor fantastico. Porta meno 6 Oleggio. Vediamo se la difesa 3-2. Intanto Marusic, grande, si schianta. Vediamo Gallazzi. Va Ghizzinardi, chiama il secondo time out. Uscita benissimo dal time out Oleggio, 36 Paffoni, 33 Oleggio, 2-0-5 alla fine, con due gran giocate di Valentini.
secondi alla fine del time out, ora ben passati, 2.05 alla fine, 3 falli di squadra Omegna, 2 Oleggio, 33 Oleggio, 36 Omegna, rimessa per Omegna che vediamo non cambia niente, Oleggio sempre in 3-2, molto larga, solo Marusic è abbastanza schiacciato, Samoggia, Marusic, fallo di Paravicini prima del tiro sul ribaltamento, fortissimo, grande, lo attacca Paravicini, lo contiene col corpo, fuori Paravicini, due falli, dentro Ponzelletti e ci sarà un cambio, risale Sciacchidalgo in difesa che era dietro nella 3-2, ora si trova in laterale al posto di Ponzelletti, Valentini molto mobile, Samoggia, Balanzoni, tiraccio, Sciacchidalgo chiama corna, non va, Gallazzi, Valentini, Gallazzi, scarico, mamma mia, Ponzelletti, vaccata imperiale, ce la fa, non buona, non va, canestro di una, di un'inezia fuori, tempo, bravo Valentini a farlo. Samoggia, Balanzoni, body check, scarico, Bruno, Marusic, Balanzoni ripiglia la palla, Marusic era, aveva cancellato, aveva preso l'ascensore, 49 secondi, Romegna in più 5, Valentini, non c'è niente, Gallazzi, fuori Marusic, sì, solo rete per il Marusic che porta meno 2 Oleggio, Bruno marcato a Gallazzi, Samoggia d'esperienza, giocato col doppio, testa per Valentini a 13 secondi dalla fine, vediamo come lo gioca, fallo di Grande, il primo fallo ben speso, 9-0-3 alla fine, vediamo la rimessa, chi è che la fa, Valentini, classico quadrato, gomiti e fondo per l'uscita, no, Marusic, mamma mia, in traffico, un lavoro dentro, fallo di Valentini, fallo molto stupido di Valentini, primo fallo, probabilmente ha scelto il giocatore di fare questo fallo. Signori, ci sentiamo tra 15 minuti per questa stupenda partita che vede la Paffoni Omegna sopra i 2 punti, 40-38, sulla una Mame Oleggio molto reattiva. Ci sentiamo tra 15 minuti. Pronti a partire, vediamo Omegna con Cantone, Bruno, Scali, Arrigoni e il corpulento Balanzoni. Risponde Oleggio con Ponzelletti, Valentini, Marusic, Pilotti che si rivede in campo e Ponzelletti. Paravicini,
per Marusic, distinto non va. Bruno portapalla, difese a uomo dopo che Oleggio aveva fatto una splendida 3-2 che aveva permesso di recuperare. Bruno Arrigoni, Pilotti gli mette la mano davanti ma non basta. Arrigoni punisce, 42-38, appena iniziata la partita. Valentini, Pilotti, sfortunato Pilotti, rimessa, vediamo, per Omegna, la palla si incastra sul ferro, si era fatto largo col corpo. Pilotti, solo 4 punti, pochi minuti, vediamo nel dettaglio, 5 minuti e 06, veramente poco. Pilotti anticipa la palla, va da solo in contropiede, poi si ferma, aspetta Valentini. Pilotti scaglia il tiro, tiraccio di Pilotti, gran voglia di fare. Bruno, bellissimo giro di palla, Cantone, scarico per Balanzoni, fallo ci sembra di Paravicini, è già il terzo del Parra. Sciacchidalgo è sul cubo del cambio, Onesto, anzi no, Gallazzi non vuole perdere il tiro da fuori, e anche Sciacchidalgo. Niente, l'arbitro dice che prima sul cubo dei cambi si era presentato Sciacchidalgo. Cambio, non pu- il cambio del cambio non può essere effettuato. Balanzoni intanto dalla linea carità, stavolta va dentro, 58% ai liberi, in linea col suo 58%, lo sbaglia Ozzelletti. Didacco, esce Valentini, la palla staziona, peccato ai Valentini. Marusic, scarico, Ozzelletti non ci pensa e stavolta la butta dentro. Ozzelletti, autore di 0 su 2 in precedenza. Al primo libero daremo le percentuali. Pilotti! Gli segnano un fallo che non c'è, un anticipo fantastico di Pilotti. Terzo fallo di Pilotti. Terzo fallo del Pilotti. Dicevo, un po' di percentuale, tiri al campo, Oleggio aveva 16 su 33, 48%, Omegna 16 su 31, 52%, da 3 punti 2 su 11 Oleggio, e 3, da 3 punti Omegna 2 su 8, da 2 punti Oleggio 14 su 22, Omegna 14 su 23, mentre riprende il gioco, diremo successivamente. Tanto Cantone marcato a Valentini, blocco di Balanzoni, non c'è, Scali sfonda, grande Edo Gallazzi d'esperienza, Scali commette fallo. Valentini ora con la palla, marcato a distanza da Bruno, fallo, sfonda Valentini, prende un Lopez alla gamba sinistra, riprende zoppicando Valentini,
se un colpo al muscolo dovrebbe passare svelto. Marusic contrasta Shaq Hidalgo, il tiro di Bruno che non va. Shaq Hidalgo, un lavoro esagerato, 12 punti per lui, un rebus per Aberso, per Ghizzinardi. Scali prende la palla, Arrigoni chiama la palla, Balanzoni scarico in pieno traffico e la palla va fuori. Grandissime rotazioni in peroleggio che ripigliano. Il controllo della palla, 43 pari nel frattempo. Ottima difesa e attacco peroleggio. Shaq Hidalgo, chiesa. Shaq, difficile. Valentini, Gallazzi da tre, accarezza il ferro Gallazzi, ma c'è Valentini, gladiatorio sotto le plance, e riesce a contrastare i rossi di Omegna che buttano fuori la palla. Entra Grande al posto di Bruno, esce Balanzoni, entra Samoggia. Brutta rimessa per Oleggio. Valentini gioca uno splendido gioco con grande mismatch a favore di Valentini, e Oleggio butta il naso avanti ancora una volta, due punti. Apertissimo il tiro di Ramenghi, no, pardon, di Cantone. Tanto Ponzelletti porta avanti la palla, Gallazzi, Valentini, Marusic, esce Shaq Hidalgo, assist al bacio per Marusic che sta giocando una partita spettacolare. In difesa stavolta non alza il braccio. Preda di Arrigoni, la palla, scarico, grandissimo intervento su Samoggia di Marusic, gliela butta fuori. 47 Oleggio, 46 Paffoni, 5-22 alla fine, 3 falli già per Oleggio, uno solo per la Paffoni, rimessa dal fondo per la Paffoni. Screma tre uomini in trenino sul gomito dell'area, vediamo se come si girerà. Grande, brucia Valentini e con un backdoor la butta dentro. Marusic, Valentini, aspettavano tutti un blocco nei tre. Marusic prende ancora lui la palla, bravissimo, bravissimo, braccia velocissimo, molto reattivo Marusic. Fallo di Grande su Marusic, letto benissimo il cambio difensivo con Scali che era andato su Valentini. Tanto Marusic è dalla linea a carità. Spegne sul primo ferro, non una gran percentuale ai liberi Marusic, buono il secondo, 65%. Valentini intanto, bracca Grande che sceglie di andare a destra poi a sinistra, non prende la palla Arrigoni, buona difesa di Marusic.
Difesa L chiama Zinardi, Valentini, non c'è niente, Gallazzi non se la senti tirare, Gallazzi aveva sparato due bombe, scarico di Sciacchi Dalgo, autostrada, saltato il primo casello, sbarra alzata e Sciacchi porta 50, voleggio 48 Megna, intanto grande, si chiude Arrigoni, Scali la butta fuori, Ponzelletti non taglia fuori perfettamente l'uomo, ed ora Sciacchi Dalgo conduce le danze davanti Scali, Paravicini è sul cubo dei cambi, Sciacchi Dalgo non va di un pelo, fallo Scali, Marusic in splendida forma, gli prende il tempo e lo cancella letteralmente, fantastica azione, vediamo spezzato il pubblico dalla mia visuale, a sinistra gli oleggesi, a destra gli omegnesi, i cusani ammutoliti i secondi, Scali, mamma mia come ha fatto a perdere sta palla, si era aperte le maglie della formazione oleggese, non ne ha approfittato il giocatore di Omegna. Paravicini per Sciacchi Dalgo, con Scali sempre alle calcagne, Marusic, Paravicini, Pilotti, no pardon, Gallazzi, Pilotti in panchina, Gallazzi non se la sente, blocco di Marusic, non c'è niente, Ponzelletti non va, Marusic ancora lui, ma quanti rimbalzi ha preso? E anche un tiro da tre, se metteva questo, guai. Ma è già in recupero. Marusic prende la palla. Predica calma, coach Remonti. Sono azioni molto di dispendio, molto di energie. Girandola di cambi in difesa. Sciacchi Dalgo, ce l'ha ancora lui. Tiro di Sciacchi Dalgo. Carica per Gallazzi, per Ponzelletti che la butta dentro, minuto in sospensione per Ghizzinardi, Oleggio 53, Paffoni 48, a 2.37 dal fine del terzo quarto, tre falli per la Mami, due per la Paffoni, ci sentiamo tra 30 secondi. Rientra squadra in campo, richiamate dagli arbitri e prima dagli ufficiali di tavolo, Oleggio 53, Paffoni Omegna 48. E riparte una difesa allungata per Oleggio che ora si mette a zona 3-2. Ponzelletti e tocca la linea, piede con la linea di fondo, l'arbitro lo vede, grande sfumata, dicevamo
Gallazzi e Maro e Ponzelletti sul fondo, Marusic in punta, Sciacchi Hidalgo, piede di Balanzoni sul passaggio di Marusic, di Sciacchi Hidalgo su Marusic. Omegna, Omegna, urlano gli ultra. Gallazzi, vediamo se se la sente, dritto! Edo Gallazzi, 8 punti per adesso, per il capitano leggese, 56-48, 8 punti. Cantone, scarico, non c'è, grande, buona difesa di Paravicini, Balanzoni, Paravicini, 6 secondi, Cantone, Bruno, fallo di Gallazzi. Adesso secondo fallo di Gallazzi, pilota intanto fa esercizi, probabilmente problemi fisici, sta tirando o se stava palleggiando, non ci sembrano gli estremi per i tiri liberi. Balanzoni, Cantone, non va, carezza il ferro. Paravicini per fortuna dietro Ponzelletti che stava perdendo il rimbalzo. Sciacchi Hidalgo conduce le danze, Paravicini non c'è, Marusic, Gallazzi, pardon, Sciacchi Hidalgo, fallo di Balanzoni. Ora Sciacchi Hidalgo dalla linea carità, secondo fallo di Balanzoni, 1:21 alla fine, 56 Oleggio, 48 la Paffoni. Nessuna criticità di falli. Sciacchi Hidalgo butta il primo. E butta anche il secondo, bravo Shaq, 58-48. Omegna sotto di 10 a 1 minuto e 13 dalla fine del terzo quarto. Scarico, grande, bel passaggio, movimento eccellente sotto canestro dei pivot, e Balanzoni la butta dentro per Balanzoni. Già 16 punti, spina nel fianco, Gallazzi non se la sente di tirare, marcato da Samoggia, passaggio un po' della minchia si direbbe a Oleggio. Diedo Gallazzi, Sciacchi Hidalgo, palla banalmente persa. Ora riprende Omegna che è sceso dalla doppia cifra, mamma mia, grandissimo Valentini, mentre Gallazzi e Samoggia ruzzavano sotto canestro. Si fa vedere ancora Marusic, 20 secondi, 10 sul cronometro, fallo di Samoggia. E abbiamo cronometro ai 24-14, quindi ce la possono giocare fino alla fine gli oleggesi. Sciacchi Hidalgo si isola in un angolo, 11-10, via Gallazzi, la palla muore in mano ai giocatori di Omegna. Oleggio splendida con 58-50 a 2 minuti dall'inizio del quarto quarto. Ci sentiamo tra 2 minuti, via
dalla regia mi danno il via, quindi diciamo le statistiche. Oleggio 23 su 51, totali 20 su 42, Omegna, e si spiega questo grazie ai rimbalzi offensivi di Oleggio 8, mentre contro i 7 di Omegna da 2 punti. Nel dettaglio 18 su 31 Oleggio, 17 su 30 Omegna, da 3 punti 5 su 20 Oleggio, 3 su 12 Omegna, tira molto di più Oleggio e per adesso le percentuali sono simili, 25% per entrambi. Grande Pilotti, taglia fuori su Balanzoni, due occasioni. Sciacchi Hidalgo perde la maniglia e non entra. Balanzoni su Pilotti, fuori per Cantone. Balanzoni ancora lui e risolve tutto Bruno. Minuto in sospensione per coach Remonti, che ci vuole parlare sopra. Parziale di Omegna 4-0. Dicevamo, rimbalzi totali 26 pari, con la leggera discrepanza di rimbalzi offensivi in più Oleggio 8 su 8 e difensivi 18, Omegna 7-19. Simi parità degli assist, è solo la differenza, sono ai liberi 7 su 8 per Oleggio, 7 su 12 per Omegna. Ora vediamo l'ultimo quarto, come saranno gestite le energie psicofisiche delle due squadre. Ricordiamo che non è nulla di matematico, ma si continuano a creare situazioni che possono cambiare la partita in un amen. Quindi sempre concentrati, quarto periodo dicevamo 9-0-2 alla fine, 58 Oleggio, 52 la passione, Paffoni, Omegna, mamma mia che lavoro, palla quasi intercettata da Grande, recupero che finisce in mano di Sciacchi Hidalgo, fallo intanto di Balanzoni. Terzo fallo, intanto vediamo coach, il terzo assistente Pastorello parlare con Remonti, ricordiamo anche il secondo assistente Alessandro Mattea, che con il capo allenatore Paolo Remonti stanno svolgendo un ottimo lavoro quest'anno, panchina molto giovane, in tribuna c'è sempre il guru Franco Passera. Intanto attacca Oleggio, non c'è niente, scarico Marusic, Pilotti, molto sfortunato Pilotti, comunque l'area è una tonnara adesso, colpi molto molto decisi diciamo, non proprio cattivi. Intanto sul contrasto di Marusic, Grande stampa sul primo ferro, rimbalzo degli oleggesi, Ponzelletti, Pilotti, fallo, ecco, e Pilotti finalmente lo butta dentro. Grande Pilotti, mandato sulla mano Mancina che non è la sua mano, la butta dentro, 60-52. Ora Pilotti, vediamo i liberi, il libero supplementare, nessuno rimbalzo perché Pilotti la butta dentro, 3, difesa 3-2 ancora, Oleggio, cioè Omegna cerca di attaccarlo, Valentini ferma,
carico grande con Marusic, si inferma grande, cerca il passaggio a Balanzoni che non va dentro, intercettato dalle mani olegese, fallo su Valentini non rilevato, Sciacchidago su Bruno, fallo di Bruno. Ora Sciacchidago per Valentini, Sciacchidago, scarico, non va, 7 secondi, 5. Valentini forzatissimo, non va, Marusic che sembra avere il fuoco dentro questa sera, riesce a anticipare un pallone e però finisce fuori, la Paffoni ha già 3 falli di squadra. A 7-13, 0 per Oleggio, 61 Oleggio, 52 a Paffoni, 7-13 alla fine. Andiamo grande, Scali. Molto chiuso sempre Marusic, con Balanzoni che è preso da Pilotti, scarico, non va. 7 secondi alla fine. Sciacchidago, fallo di Scali con Sciacchidago che sta correndo come un treno mentre Paravicini è sul cubo dei cambi. Sciacchidago viene dato il cambio, non può farsi tutto il tempo così, quindi rotazioni, entra Paravicini. 61 Oleggio, Valentini intanto, Paravicini prende il comando delle operazioni, non esce Ponzelletti, esce Pilotti, Pilotti, Balanzoni, ottima difesa, lo manda sulla sinistra, non riesce a girarsi dalla sua mano destra, Bruno intanto marcato a Ponzelletti, bravissimo. E Bruno la scodella dentro dopo aver guadagnato quel mezzo metro. Ora Gallazzi, Pilotti da tre, non va. Grande, intanto la Paffoni è 54-61 per la Mami. Pilotti ha visto un pertugio, si è buttato dentro. Scarico, Bruno. 3 punti. Tanto Valentini si fa male al muscolo. Alla spalla niente di grave, però cambio. Entrano Sciacchidago, esce Valentini e Ponzelletti, escono Hidalgo e Gallazzi. Forza Luca. Ora Pilotti, rimessa dal fondo, Sciacchidago riceve. È lui il playmaker. Gallazzi. Paravicini. Marusic contro Pilotti. Fallo. Fallo in attacco. Ma che cazzo? Di Marusic, terzo fallo. Fallo al limite, però rilevato dall'arbitro. 57-61, l'attacco di Oleggio sembra essersi inceppato, solo 3 punti di Marusic ci sembra di ricordare. Grande intanto, spara la bomba, minuto in sospensione per Coach Remonti, perché Omegna adesso è a un punto,
5-25 alla fine, 4 falli per Oleggio, bonus esaurito, uno solo per Oleggio, 61 Oleggio, 60 per Omegna, però l'inerzia è in mano Omegna. Vediamo tra 30 secondi cosa succederà. Fischio dell'arbitro di tavolo, fischio degli arbitri in campo, gli ufficiali di tavolo e degli arbitri in campo, e la partita rinizia. Ricordiamo un colpo d'occhio fantastico, stimato diverse centinaia di persone qua. Stavolta il rumore è tutto a favore dei tifosi di Omegna. Pilotti si fa fregare da Ballanzoni, fallo Ballanzoni, Pilotti lo contiene molto bene, Paravicini, carico, Gallazzi, primo ferro, ottima azione gli oleggesi, carico Samoggia con grande autore, Samoggia, che peccato, Scali la butta dentro e Omegna mette la freccia, più due per Omegna. Vediamo, qua ci vuole una gran giocata degli oleggesi. Ce li hanno gli uomini per farla. È lì, è Pilotti che prende un assist molto articolato a dir poco di Jack Hidalgo, che zittisce. Fallo di Paravicini. Fallo di Paravicini. È il quarto fallo, non se la sente di rischiarlo. Coach Remonti chiama grandissimo, tenta un numero grande. Ci siamo fioccati per un attimo perché poi sono saltati in tanti. Ballanzoni ha cercato di spizzarla, alla fine l'ha toccata Pilotti. Fallo Pilotti prende sotto un pallone che vale oro e ora è dalla linea a carità. Fuori Ballanzoni. Con tre falli. Dentro Arrigoni, Pilotti intanto butta il primo. E butta anche il secondo, bravo Pilotti. 65-63, 3-25 alla fine, è una partita stupenda, giocata benissimo con le difese che lavorano molto. Valentini, un rimbalzo che vale oro, rimbalzo molto lungo, questi rimbalzi normalmente favoriscono le squadre in attacco. Valentini attacca Marusic, fuori Marusic, non se l'è sentita, ha fatto un assist malvagio. Fallo di Pilotti, in ritardo, leggero ritardo Pilotti, 4 falli, ma si sta dentro fino alla fine.
Intanto Balanzoni entra dentro, entra al posto di Samoggia. Stai palleggiando. Samoggia non tanti minuti questo in linea quest'anno, 20 minuti di utilizzo, ce lo ricordiamo molto più impiegato gli anni passati. Intanto Pilotti esce, entra Ponzelletti. A 3 minuti dalla fine, non so se avrei fatto quella scelta lì. Grande scarico. Sciacchi Hidalgo, forte su Bellazzoni. Ghizzinardi, abbastanza incazzato. Niente cambio. Tanto Gallazzi. Valentini ha cercato di battere Balanzoni sul suo terreno, quasi ci riusciva. Scali, finta tiro, Gallazzi non ci crede. 65 Oleggio, 63 Paffoni, 2-17 alla fine. Arrigoni sbaglia il tiro, tra Sciacca e Valentini rimbalzo è conquistato. Gallazzi, Ponzelletti, Sciacchi Hidalgo non c'è, Marusic allora, Valentini, Sciacchi Hidalgo. Quasi prende il rimbalzo Ponzelletti, un tiro disgraziato di Sciacchi Hidalgo, non è il suo tiro a 3 punti, ha tirato da 8 metri, non va. Tanto grande per Balanzoni. Arrigoni ancora sbaglia. Sono in bonus, ricordiamo, Leggesi, in quanto Ponzelletti per fortuna non tira. 10 secondi a fine. Adesso Sciacchi Hidalgo. Fuori 2 secondi. Pilotti entra, cambio. Esce Ponzelletti, ci vuole esperienza per l'ultimo giro di lancette, 1-0-8 alla fine, 2 secondi per il tiro, palla Sciacchi Hidalgo, vediamo lo schema sulla rimessa, Gallazzi non va. Un 0-4 alla fine, 65-63. Omegna attacca con Cantone per Grande. Ottima chiusura i Pilotti, ancora Pilotti. Balanzoni completamente fuori equilibrio, la buttata dentro, 65 pari, 44 alla fine. Valentini, serie di passaggi consegnati, fallo, e Pilotti andrà dalla linea carità. 38 alla fine, Balanzoni, no, pardon, Bruno, fallo, terzo fallo, ora Pilotti. Pilotti butta dentro a prima, i dei del basket hanno guardato giù e butta dentro anche a seconda, 2-2 Pilotti. 36 secondi a fine, 67 Oleggio, 65 la Paffoni. Ottima difesa di Valentini, grande, grande, semina il panico, Arrigoni e Sciacchi Hidalgo prende la palla. Valentini, fallo su Valentini. 16-70 alla fine, Valentini ora avrà 2 liberi. Non anticipiamo niente.
Marusic a rimbalzo e Valentini butta dentro il primo. Izzinardi chiamato già al minuto e buono il secondo. 4 punti per Oleggio a 16-70 alla fine. Ora sarà compito degli allenatori trovare le soluzioni migliori. 69-65, ripetiamo, Oleggio ancora un fallo da spendere, che potrebbe spendere ad azione iniziata per rompere il ritmo agli avversari e poi eventualmente un altro fallo per mandarli in lunetta. 4 punti. Poi ci saranno una serie di minuti, questa è veramente una partita a dir poco articolata. Rimessa in attacco per Cantone. Alza sta musica! Vediamo. Fuori, grande, barcato da Valentini. Grande, non c'è. Fallo su Marusic. 10-33 alla fine, Marusic ora dalla lunetta. Vai, vediamo. Marusic dalla lunetta. Buono, 5 punti. Abbiamo 6 punti. Andiamo grande. Pilotti finisce. Oleggio vince 71-65. Batte la capolista. Un'impresa che non si vedeva da tantissimo tempo, da tantissimo tempo che Oleggio non riusciva a questa impresa. Fantastica partita, una partita giocata benissimo, giocata col cuore, giocata con la tecnica, molto molto bravi, gestita benissimo dalla panchina, la scelte alcune volte sciagurate da parte degli omegnesi. Ora il presidente può sfogarsi. Ottimo, ottimo, bravi tutti, c'è entusiasmo perché è una partita che sopporta tantissime energie, oltre che 2 punti inesperati in una classifica che può portare Oleggio in veramente in una zona a lei più congeniale. Bene, se dobbiamo scegliere un migliore in campo è molto difficile, perché Sciacchi in diversi momenti, Sciacchi, Dago, Marusic e l'ultimo Pilotti, l'eterno Pilotti, hanno fatto la differenza. Colgo l'occasione per salutare il mio amico Beppe, che oggi compie 56 anni e vi sta aspettando per tagliare la torta. Signore e signori, buona serata.